A questo punto, cari amici, io ho invitato per voi, per Viva l'Amore, finalmente due ragazze splendide. Le Caffè Chantant, eccole qua. Come stai? Acciso. Rossellina, noi ci conosciamo da tanto tempo, ti ho vista bambina. Da parecchi anni. Anzi, è stato per questo che ho telefonato a tuo padre e ho detto, senti, mi devi mandare Rossella con Tiziana. Io Tiziana non la conoscevo. E noi felicissime di essere qua. Sono veramente felice che siate venute in questa trasmissione, perché la trasmissione è Viva l'Amore, no? Ora, viva l'amore in genere, l'amore per l'arte, l'amore per lo sport, l'amore per tutto ciò che è amore. Però l'amore anche per la gioventù, certo, per la bellezza. Perché qua siamo un branco di vecchi. Se non venivate voi un po' a rinverdirci un pochino, a darci un po' un tono giovanile, la trasmissione l'avevamo finiti. No. È vero? No, assolutamente. Sentite, che cosa ci cantate? Perché non è che veniate solo per questa sera, io vi voglio per tutte le sere, per tutte le puntate che abbiamo un LP a disposizione. Benissimo. Senti Rossella, allora che cosa ci cantate come primo pezzo? Come primo pezzo cantiamo Le Lucciole, Lucciole Vagabonde. Lucciole Vagabonde è quella famosissima canzone di Pixio, se non erro. Bravissimo. Sono bravo? Sono vecchio, non mi ricordo. Bene, allora amici, Caffè Chantant. Si dice Caffè Chantant o Le Caffè Chantant? Come vuoi, o Caffè Chantant o Le Caffè Chantant. Le Caffè Chantant. Le Caffè Chantant. Rossella e Tiziana, in Noi siamo come le lucciole. Lucciole. Bene, a voi.